stato un periodo un po' così perché ho avuto dei problemi fisici già da quest'estate. Sono rientrato in rosa con un po' di ritardo, ci ho voluto un po' di tempo per mettermi in condizione fisica di poter affrontare le partite ed eccomi qua. Nelle ultime due sono contento di aver dato una mano grande alla squadra, soprattutto ieri con questa vittoria che comunque ci ha dato molta fiducia per affrontare al meglio la Fiormana di domenica. Il mio cammino nell'Inter è stato bellissimo perché ho vissuto esperienze molto belle, a partire dalla prima squadra dell'anno scorso dove ho affrontato giocatori di altissima qualità, facendo anche una panchina in Champions League con lo Shakhtar Donetsk, quindi ho vissuto esperienze enormi in quella società e anche perché io sono un gran tifoso dell'Inter. È stato un percorso abbastanza difficile, all'inizio mi sono trovato molto in difficoltà perché venendo comunque da una scuola dilettantistica il livello si è alzato molto di più di quello che era prima. Poi andando avanti con gli anni comunque mi sono sempre abituato, ho trovato dei mister che mi hanno sempre aiutato, arrivando anche a Conte dove mi ha dato una grande mano sotto l'aspetto caratteriale, diciamo. La mia fonte di ispirazione è sempre stata Lukaku. È stato sempre un grande amico perché mi ha sempre aiutato sotto tutti i punti di vista, sull'aspetto caratteriale, sull'aspetto tecnico, sull'aspetto comunque di tattica a livello generale. Mi ha sempre dato una mano perché comunque Romelu mi diceva sempre che l'allenamento era il miglior modo per poter migliorare, anche se comunque a livello di prima squadra non ho mai esordito. Però quello che mi diceva lui era quello di dare sempre il 110%, quindi come fonte di ispirazione principale ho lui, anche perché gioco più o meno come lui, ho stesse movenze fisicamente, sono molto prestante, quindi mi rilevo molto in lui. Allora, diciamo che il mio modo di giocare è molto misto, io mi reputo un attaccante che tende soprattutto ad aiutare la squadra in fasi di difficoltà. E mi reputo comunque un generoso, un po' troppo alcune volte. Però diciamo che il mio modo di giocare non è solamente in area, ma è comunque in tutto il campo, perché nel calcio moderno di oggi e per il campionato che affrontiamo, l'attaccante deve smistare un po' i palloni e se l'attaccante gioca bene fa giocare automaticamente tutta la squadra bene. Ma io penso ad allenarmi bene, penso a cercando di mettere in difficoltà il mister. Poi le scelte le fa il mister, io rispetto le scelte del mister. Il mio obiettivo è quello di allenarmi sempre al massimo, di dare sempre il 110% e nulla, cercare di aiutare la mia squadra sempre a portare a casa il risultato e dando una mano a tutti.